intervento breve, molto breve. Devo dire che sono rimasto un po' perplesso, confuso, sorpreso, ma forse non troppo, perché la mia impressione, lo dico molto sinceramente, è come non si è fatto il parco, come se non si è fatto Bagnoli per 3 anni, non si rifarà la città della scienza. O voi cogliete l'occasione di sfruttare l'onda emotiva di questo disastro, e allora si rifarà, ed è possibile farlo in 1 anno e mezzo, è possibile farlo in 1 anno, è possibile farlo in 2 anni. Probabilmente anche riducendo, non rilanciando la palla e aumentando le cubature e aumentando l'impegno. Ho l'impressione che non sono tempi. Mi sembra molto più logico e proficuo rifare sulle fondazioni tuttora esistenti, sull'impronta, sull'essenza dell'edificio, che è l'impronta a terra, è la ragione del suo insediamento, è la sua idea iniziale, il suo principio, quello c'è ancora. Quindi su quell'impronta, eventualmente riducendo il programma, giocare, devo dire la verità, una nuova partita. Perché rifare l'edificio tal quale com'era non ha nessun senso. Ha forse una motivazione di carattere morale, ha una sua giustificazione, ha una sua chiarezza, una sua giustificazione umana, fondamentalmente umana, ma non ha un gran senso rispetto a un atteggiamento cosciente, a un atteggiamento critico e cosciente. Però se noi perdiamo l'occasione di ricostruire, di ripartire subito sul posto e sul sito, ho l'impressione che, seguendo la logica dell'ampliare sempre i discorsi, per cui si parte dalla scienza ma si rimette in discussione tutto a Bagnoli, e naturalmente il problema è molto complesso, non è un problema semplice, ma probabilmente tutto rivisto, perché una serie di presupposti erano completamente sbagliati, altrimenti Bagnoli si sente fatto. Grazie. Grazie professore.